Filottete è una tragedia che in genere viene interpretata soprattutto tenendo conto della ferita, dell'isolamento, della differenza, della lotta, degli imbrogli, ed è inevitabilmente questo che crea pathos nello spettatore o nel lettore. Naturalmente, se la tragedia oggi può dirci qualcosa, e ce la dice, evidentemente. Se noi riusciamo a, come dire, disincagliarci dalle immediate descrizioni, diciamo, di costume, di colore, insomma, smettiamo di pensare di stare nella Grecia antica e immaginiamo invece una situazione umana tipica, quella di persone che vivono insieme, come è inevitabile, necessario, anzi, per quello che ci dicono l'evoluzione e le neuroscienze, e però sono in effetti in competizione tra di loro. Insomma, ogni società umana è questa. E per vedere però questa contemporaneità, appunto, è sufficiente un po' mettere da parte le questioni dell'arco e della ferita e del puzzo e identificare immediatamente i quattro concetti chiave che i personaggi in effetti mettono in scena: l'ideale, l'efficacia, il dubbio, il sacrificio. Filottete è l'uomo che è costantemente fedele a sé, al suo ideale. Ulisse, Odisseo, è l'uomo che invece è capace in situazioni di risolvere i problemi adattandosi. Neoptolemo è quello che non sa che pesci pigliare e si muove da una parte all'altra di queste due opzioni, mentre Eracle è quello che indica la strada chiave per poter coesistere in una società complessa, il sacrificio. In pratica, lo sfondo reale storico di questa rappresentazione di Sofocle è la polis, che è una società aperta, dinamica, in cui le cose avvengono in modo abbastanza imprevedibile, in cui i progetti finiscono spesso in modo opposto a quello desiderato, come spesso durante la guerra del Peloponneso, e dove appunto i singoli personaggi sono spesso, come dire, eccessivi nella loro presunzione di supremazia. Ebbene, in questa situazione sia appunto Socrate, e Sofocle l'ha ben capito, come del resto Socrate, la contrapposizione tra una visione antropologica, diciamo così, tradizionale, quella dell'uomo, dell'eroe, che vive in un mondo, come dire, uguale a se stesso, in cui non ci sono dubbi su come è fatto il mondo, su come sono e di quali sono i valori, e che quindi ha l'unico compito di arrivare a realizzare al meglio questi valori positivi e essere fedele a sempre a questa roba qua. Naturalmente, in modo tale che all'esterno si veda sempre in modo compiuto, illuminato, diciamo così, la sua differenza. È il guerriero. Il guerriero che evidentemente risolve
il problema che appartiene a tutte le comunità, con la violenza, con la supremazia affermata attraverso la violenza fisica. Il guerriero, non ce lo dobbiamo dimenticare, fa la guerra ed è il modo con cui semplicemente la comunità vede la possibilità di sopravvivenza. Quindi, Pilottete l'ideale, l'ideale dell'uomo che è fedele ai suoi ideali, l'ideale dell'uomo che è fedele ai suoi ideali ed è, come dire, generosamente contento di far trasparire questa sua forza, quindi è anche leale, è anche uno che non inganna, che non ammette mai di vincere, come dire, sull'altro in modo ingiusto, quindi in modo negato, diciamo. Il modello, diciamo, di Odisseo è invece il cittadino, meglio ancora l'uomo di mare, che impara che a seconda delle situazioni, sia in mare e sia variando le situazioni, i territori, le città, le persone con cui si ha a che fare, bisogna adottare magari la violenza pure, sempre quella fisica, ma dove è possibile per non rischiare. La violenza della parola, la violenza quindi alla fine della comunicazione, quella che all'epoca è proposta dai sofisti e oggi viene chiamata comunicazione. Quindi una violenza indiretta, ma appunto per questa molto più pericolosa e comunque per l'individuo evidentemente poco luminosa, insomma. Perché dà immediatamente a confronto con quella precedente l'immagine di un uomo che, come dire, teme, non sa di poter, sa di non poter vincere in modo esplicito e diretto e ricorre all'imbroglio. L'efficacia, quindi, in opposizione all'ideale, l'adattabilità invece della coerenza, uno situazionismo, come dire, di base rispetto all'assoluto. Il giovane, l'adolescente che vive in una società aperta non può che avere il problema del decidere, del prendere decisioni tra il modello della tradizione, il ripetere le cose, e il modello della novità, adattarsi, è evidentemente preso continuamente dal dubbio. Nella vicenda, il giovane guerriero, Neottolemo, alla fine non può che essere, come dire, fedele, dopo varie esitazioni, alla tradizione del sangue, al richiamo del padre e quindi proprio alla tradizione, che è in qualche modo anche la soluzione, come dire, più sperimentata, più garantita dal tempo e dalla gloria che è già toccata a chi l'ha praticata. E invece con Eracle abbiamo la figura del sacrificio, cioè per vivere in un ambiente di differenze, di sorprese, di problemi apparentemente irrisolubili, insomma, per far stare insieme più punti di vista diversi, più modelli, più interessi, l'unica soluzione di base è quella del sacrificio. Eracle è un uomo che diventa eroe, cioè che interpreta in modo perfetto l'idea stessa del vivere per la comunità e proprio per questo diventa appunto Dio, viene assunto tra gli dei dell'Olimpo, ma quello che ne rimane al di là dello specifico spessore delle singole imprese è lo schema, cioè che la qualità dell'uomo consiste nel sacrificarsi. Quindi anche l'idea tradizionale dell'uomo fedele a se stesso deve fare i conti con il variare delle situazioni. Insomma, il cittadino è quello che comunque, in modo faticoso, deve saper sacrificare se stesso all'interesse di tutti.